Signori! Oggi ufficialmente apre il mio banco dei pegni. Mi stavo confondendo. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi se siete nuovi. Vi ricordo da lunedì al sabato alle ore 21 su Twitch. Passate, perché vi perdete un sacco, ma un sacco di contenuti che qua su YouTube non vedete. Quindi passate pure il live su Twitch. Detto ciò, oggi inizia anche il nostro mega business su un nuovo rango, su un nuovo ramo dell'economia, dell'imprenditoria. Devo creare il mio personaggio. Non lo sapevo. Wow. Ma questo è Shaggy? Ma non sapevo si dovesse creare un personaggio. Ma perché c'hanno tutto? Vabbè, no. Ah, ma qua vedi ci sono le abilità pure. Ma quanti personaggi? Questo è figo. Però scusa, il primo non era... Ah no, il primo aveva solo due pallini. Che sono su? Carisma. Ottieni un buono influenza anche sui clienti più agguerriti. Grazie alle tue convincenti argomentazioni sarai anche in grado di vendere oggetti falsi più facilmente. Ma come oggetti falsi? Ma come? Scusa, in che senso oggetti? Vabbè. Competenza, più competenza avrai, più oggetti riuscirai a stimare con più precisione. Quindi tutti partono con... secondo me in realtà questo cos'è? Intuito. Riconosci ogni dettaglio della personalità dei tuoi clienti. Un buon intuito ti permetterà anche di riconoscere oggetti falsi più facilmente al momento dell'acquisto. E questa è fortuna. Una buona fortuna può aumentare il numero medio di clienti che incontrerai ogni giorno. Inoltre, un po' di fortuna potrebbe sempre servire per prevenire brutti incidenti, non si sa mai. Allora, io mi voglio prendere fortuna, perché in ogni gioco dove c'è l'abilità fortuna, io lo prendo sempre. E mi voglio prendere... Non ce n'è un altro che ha fortuna e carisma? Mi sa che... No, niente, vabbè. Ragazzi, eccoci qua. Come si chiama? Semplicissimo. Cos'è reputazione? La reputazione rappresenta come vieni considerata dalla gente e dalle autorità locali. Le tue scelte e la tua attitudine verso oggetti falsi e rubati possono cambiarla. Influenza pesantemente quello che può succedere e chi può arrivare nel tuo negozio. Difficoltà normale. Al momento penso che non possiamo aumentare. E quella base. Quindi siamo neutrali al momento. Cioè, infatti, neutrale. Direi di iniziare. Ciao. Sei qui. Guardati intorno. Prenditi il tuo tempo. Scommetto che ti piace. Dove siamo? Ricordi quando dicevi che eri stufo di questo quartiere? Dicevi che te ne volevi andare dalla periferia. Beh, questo è il nostro primo vero banco dei pegni. Diventeremo ricchi e ce ne andremo da qui. Non è grandioso? Ma c'è un topo con tre occhi laggiù. L'hai notato. Carino, vero? Potrebbe essere la mascotte del negozio. Ma non siamo mai stati dei negozianti. Ascolta, io ho trovato il posto e gli oggetti. Tu ora devi solo comprare a poco e a vendere a tanto. È semplice. Ok. Preparati a trattare. Raggiungi il quartiere industriale. Va bene. Ciao, sono Tao Sazer. Mi hanno prestato qualcosa. Molto interessante, vero? Vediamo. Ma posso... Collana con pietre preziose del 2011. Rarità non comune, condizioni cattive. Categoria indossabile, stima 3300. Cos'è questo? Non hai mai posseduto questo oggetto. Comprandolo sbloccherai nel tuo catalogo degli oggetti. Un altro passo avanti verso il completamento della tua collezione. Ah, ok, figo. Collana il proprietario della collana. Ha un valore di 3300. Ma nelle condizioni in cui è o nelle massime condizioni? Presumo nelle condizioni in cui è. Interessa? Parliamone. Sicuramente... troveremo un accordo per 2150. No, bro, mi dispiace. Io ti voglio dire 1660. No, e se ti dicessi 1980? Però ti posso venire incontro con 1800. Ok. Ma sono un fenomeno, cacchio. Hai concluso l'affare per 1800. Oh, sei qui, mi presento. Sono River... Ah, ma no, aspetta, no, ragazza, sono River Frakes. Ho davvero bisogno di comprare quell'oggetto là. Dammelo o sarò molto triste. Vediamo. Pilla d'oro del 2024, rarità non comune, condizioni buone. Categoria indossabile, stima 1400 euro. Parliamone. Quanto? Ah, gli dico io quanto? Subito, signorina. Per lei, un'offerta imperdibile. 2000... precisi. Non lo so. Ok, affare fatto. Yeah. Sai, qui mi presento. Sono Jennifer Aslan. Ah no, aspetta, ragazzi. Ho vinto quel pezzo lì. Pago in contanti. Ho vinto, vabbè. Libro del 2012. Rarità non comune, condizione. Ok, sui 1840 la stima. Va bene, parliamone. Penso che 2005 possa essere un giusto prezzo. Ma mi dà di più. Ah, aspetta un attimo. Ehi, fratello, che ne dici di 3000? 2007? 2850. Ed è... preciso. Beh, è decisamente troppo distante. Non è... non penso di accettare tutto.
Mi presento, sono Victoria Stanfield. Ho trovato un pezzo unico, scommetto che lo adorerai. Vediamo. È il Colosseo del 1960 con cattive. FF per quella cultura. Stima 4,60. Per quanto avevi intenzione di venderlo? Faccio io un prezzo? Certo. Io ti posso offrire 200 perché è in cattive condizioni. 3,35. 2,75. 2,75? Se ti dicessi 3,15, questa è la mia ultima offerta. 3,15, vai. Che sta? Statistiche giornaliere, meno 115 nel bilancio. Ok. Ok, va bene. Commesso offresi. Cacciatore di tesori offresi. Lava cervelli. Posso assumere le persone? Scusa. I commessi possono occuparsi dei tuoi clienti, garantendoti passivamente più carisma. Costo settimanale di 600. I cacciatori di tesori viaggiano per il mondo alla ricerca di tesori inestimabili da portare al tuo negozio. Cominciano a viaggiare appena vengono assunti e ritornano a fare rapporto ogni volta che completano una missione. Che dite? I lavacervelli possono far dimenticare alle persone di aver avuto una conversazione con te. Li puoi usare per ripetere una trattativa finita male o perfino per svincolare da situazioni critiche. I falsari sono in grado di trasformare un oggetto in un tesoro molto più prezioso aggiungendo una caratteristica speciale, riconducibile a o appartenuto a. Lo svantaggio è che l'oggetto diventa un falso, ciò potrebbe ledere alla tua reputazione. Oggetti che hanno già due caratteristiche speciali non possono venire falsificati. Non lo so, direi che il primo giorno skippiamo. Andiamo avanti così, per il primo giorno va bene. Buongiorno, sono Zukaiser, ho appena visto quel pezzo lì, me lo lascerò sfuggire, vediamo. Ho una cosa leggendaria, mostra della pace del 2024, riconducibile ad una collezione privata. È questo che aggiunge il falsario. Appartenuto a Tanek e Fizz, gli autori di questo gioco. Ottime, 2050. Quanto hai intenzione di offrire? Ma sei scemo? O mangi i sassi? 3000. No. 2900. No, 3100. 3200. Non me ne interessa. Penso che non stiamo andando da nessuna parte qui. Buona giornata. Arrivederci. Un cliente in un giorno? Ho avuto un cliente nel... Cos'è acquista l'asta? Non perdere l'occasione di aggiudicarti tesori inestimabili. Questa settimana sono all'asta due oggetti. Assicurati di avere spazio sufficiente in magazzino prima di partecipare. Ci sono pure le aste. Dobbiamo vendere un oggetto, ragazzi. Ciao, puoi chiamarmi Morgan Wolf. Quell'oggetto mi piace, dammelo o sarò molto triste. Ok, quanto hai intenzione di offrire per questo? Oh, già 3000 è ragionevole. Proverei a spingerlo leggermente. 3200. Vai. Salve, mi chiamo Sabrina Best. Ho visto quell'oggetto là, ora ti lancerò dei soldi addosso. Come mi lancia dei soldi addosso? Ok, quanto hai intenzione di offrire? Faccio io l'offerta? 1000. 1000. 8,90? 8,90. Mi va bene. Ok. Dimmi che c'è l'asta. Non c'è l'asta. Pubblicitario offresi. I pubblicitari possono attirare più clienti nel tuo negozio eseguendo campagne pubblicitarie. Lo prendiamo, ragazzi. Questo può essere conveniente. Questo lo possiamo prendere. Assumiamo? Non c'è. Ah, c'è il falsario. Spazio per i dipendenti insufficiente. Uno solo. Forse devo salire di livello. Prendiamo lui per il momento. Buongiorno. Puoi chiamarmi Nathan. Ho ricevuto qualcosa. Secondo me sarebbe benissimo nel tuo negozio. Vediamo. Condizioni pessime, però ho una stima di 1280 euro. Dovrei ricordare che potrebbero essere oggetti falsi, eh? Vuoi 1200? No. 900. 900, bro. No. 950. No, non ci guadagno niente, scusa. 1000. Ma veramente proprio ci... No. No, non ti guadagno. Magazzino all'asta. Un magazzino è stato messo all'asta. Non conoscerai la stima del suo valore. Ci sono i magazzini all'asta pure. C'è tipo come se dovessi aprire e fare un pack opening. Il nostro team ha scoperto 4 oggetti interessanti. Sicuri di avere spazio sufficiente nel magazzino? Non ho spazio. Qui fuori c'è uno scienziato pazzo che vuole comprare del materiale radioattivo per i suoi esperimenti di viaggio nel tempo. Noi abbiamo alcuni barili laggiù. Che ne dici se gliene diamo uno, ok? Ok, vai. Liquidità più 800. Scusate, ma io dicevo, come miglioro le mie competenze? Ah, posso comprarle le abilità. Compriamo un'abilità? Io comprerei questo, competenza. Io me lo prenderei un punto. È aumentato anche questo. Ma io me li prenderei tutto di uno, dai. Abbiamo tanti soldi da parte in realtà. Acquista all'asta. Non posso! Ehi là, mi chiamo Karen. Ho appena visto quell'oggetto là. Devi vendermelo. Va bene. Tutti vuoi il nostro libro? Poi faccio 3 oggetti. Cominciamo a parlare di numeri. 1420. Oh! Ma per chi mi hai preso? 2500. Mi stai offendendo? 1460. Ah no, ma non lo voglio neanche. No, non te lo... 2250. Oh, meno di così ti pesto di botte. Stai scherzando? Però più non ci siamo. Credo che 1500 potrebbe essere un prezzo migliore. Oh, senti, vattene a fanculo. Ragazzi, mi ha offerto meno di quanto vale.
Sono qui per chiedere una donazione per supportare la lotta della polizia contro il traffico di oggetti falsi. Se ci aiuti ne verremo tutti ricompensati. Faccia la cosa giusta e me ne ricorderò. Posso pagare 800? Posso non interessarmi? O posso pagare di più dando 1600? No, io non la voglio la criminalità. Meno 800. Liquidità meno 100. Oggetti falsi meno 50%. 14 giorni. Reputazione più 5. Salve, mi presento, sono Melisandre Tremblay. Ho ereditato qualcosa, devo dire altro? Dimmi di più. Vuoi 3,85? Ti posso dare 2,90. 3,55. 3,25. 3,25? Non lo so. No, al diavolo, d'accordo. Buono, ottimo. No, ragazzi, c'ho 16.000. Cosa aumentiamo? Carisma? No, voglio aumentare la fortuna. Mi fa salire di livello? Oh, livello di fama principiante raggiunto. Sempre più clienti arriveranno nel tuo negozio per vendere oggetti sempre più preziosi. Hai sbloccato acquista all'asta, vendi all'asta e beni di casa mia. Ottimo. Oh, e ora? Ma io posso offrire... No, ok, sempre uno solo. Salve, sono qui per annunciare che è iniziata la nuova stagione dello shopping. Puoi aspettarti più clienti del solito. Ok. Clienti al giorno 20% per 14 giorni. Quindi vuol dire che se ogni 5 clienti ne arriva uno in più ora. Ehi, sono Jane Hutton. Ho ereditato un pezzo unico. Devo dire altro? Che cos'è? Uno snowboard. Raro. Condizione... È raro, ragazzi. Parliamone. 1160. Ma io non cambio. Io dico subito di sì. Vai. Vale il doppio. Salve, mi presento, sono Shannon Mitchum. Ho trovato un pezzo unico, devo dire altro? No, non dica altro. Non comune in condizioni o... 5.400! Quanto hai intenzione di chiedere? 3.000... Oh, signori, è arrivato il momento di fare i veri soldi qua. No, 25.000 non li ho. 3.100? Diciamo fesserie, 3.100 potrei accettare, effettivamente. Si fa interessante ora. 3.100 lo accetto. Salve, puoi chiamarmi Riley. Ho riordinato il giardino. Ho avuto un piccolo tesoro lì per anni. Sicuramente lo vorrai comprare. Epico. Parliamone. Ma come faccio? Ma non ce li ho. Ma non li ho sti soldi. 4.000. Mi spiace, signorina, buona giornata, ma non ho quei soldi, cioè... Acquista all'asta! Non perdere l'occasione di aggiudicarti tesori inestimabili questa settimana, sono all'asta... Partecipa. Abbiamo 4.500, quanta possibilità c'è che riusciamo a prendere questo da 17.000 con solo 4.500? Mi sa che andiamo col pianoforte, Il pianoforte che credo sia il... Tra l'altro è raro, quindi va bene. Ah, dovevo cliccare sulla porta, ok. Signore e signori, benvenuti! Oggi abbiamo un bellissimo pezzo all'asta. Il prezzo iniziale è 1180. Chi farà la prima offerta? 1180. Ehi. 1380. No! 1580. Non lo prendo. Ah, posso partecipare a entrambe. Questo vuole comprare. Attenzione, Attenzione. Attenzione. Glielo darei io, onestamente glielo darei direttamente. Ci servono soldi. Ottimo profitto comunque, 172% è tanto, Questa è milionaria. Ah, qua ci possiamo fare bei soldi, Quanta intenzione di offrire? 5,7. L'abbiamo pagato 3.100, ragazzi. Io lo darei direttamente. È poco sopra la stima. Non voglio rischiare troppo perché mi servono i soldi. Quindi al momento lo vendo proprio così. Sono d'accordo per 5,7. Buonissimo. Ciao, il mio nome è Jack Newell. Mi è stato detto di portarti un piccolo tesoro. Mi serve un prestito. Arrivederci. Acquista all'asta. Oh, ora sì che ci siamo. Iniziamo con questo. Quanto è l'inizio? 7,6. Vai. Subito. Gli dobbiamo spezzare le gambe. Subito. 11,2. Non posso offrire più. Statua rinascimentale. È di 4. Ma non sappiamo il prezzo di questo. Ma se non offro io, non offre nessuno? Mi sa di sì. Ok, sembra non volerlo però. Secondo me costa questo, Secondo me costa questo. 800. Buono, secondo me abbiamo fatto un ottimo affare, anche se non so quanto possa valere. Tra l'altro, stata rinascimentale del 1578, vale molto di più. Va bene, oh, ottimo. Vuole la statua, ragazzi? Dimmi che chiede, che fa lei il prezzo, perché io non so quanto. Allora, vale la pena che io le alzi il prezzo? Secondo me va bene già direttamente così. No, c'è il rischio che poi non me lo compri. Va bene 20.000, ragazzi.
secondo me. Non so quanto possa valere. Per il momento, ragazzi, ci dobbiamo accontentare. Che poi 20.000. A giudicare dalla puzza, credo che un tubo delle fonde si sia appena rotto nel tuo magazzino. Qualcosa si rovinerà, ma posso aggiustare io la perdita se mi paghi. Ho appena speso 10.000. No, mi dispiace, non ce li ho. No, si è danneggiata l'action figo di Mega Dario Moccia. E acquista all'asta, sì! Voglio acquistare, sì, abbiamo 16.000. Vediamo da quanto si parte. 11.000? Offro. Al prossimo devo offrire. Qui. Mannaggia, ci ho creduto. 780, vai. Io li prenderei entrambi, onestamente. Non so quanto possa valere. 8,30, 9,80. È raro, 1140. Sembra qualcosa di costoso, però, Offro di nuovo. Oh, non so se ho fatto un affare. Ma noi abbiamo preso un oggetto raro a 1740. Vediamo anche quest'altro. 1460. Oh, prenderlo anche a 2000, vabbè. La madonna. Anche se arriviamo a circa 2000 va bene come prezzo. 1860 è un signor prezzo. Ottimo. Abbiamo due oggetti rari in negozio ora. Ok. Cosa vuole comprare? Pagato 1740. Quanto mi vuole dare? Ok. 4000. Non so quanto possa valere, quindi le chiedo tanto. Non so quanto valgano alcune, però l'arpa... Il proprietario non ha riscattato l'oggetto con l'anello d'argento, ora è tuo. E dov'è? Ah, questo. Pagate 6,90, godo, buono, ottimo, ottimo. Allora, attenzione. Attenzione che il bro c'ha i soldi, Facciamo 16.000. 14,6? 15.000. Non ho cliccato. Vabbè, facciamo 14,6. Va benissimo. Vorrei fare un'ultima asta prima di chiudere il tutto. Un cannone della guerra. Ok, interessante. 5.000? 12.400. 10.000. Pensavo a qualcosa di meglio, ma accetto. Buono, 10.000. Oh, c'è l'asta, dai. Così concludiamo con l'asta. Vai. Però abbiamo pochi soldi. Se non lo possiamo prendere questo. Questo dimmi di sì. Ok. Non ha una stima però. Pensavo di prenderlo. Non sembra che abbiano molte offerte. Cioè che facciano molte offerte. 4.050. Dite che è un buon prezzo? Non lo so. Va bene. Direi che come prima giornata, come primo episodio va benissimo. Tra l'altro abbiamo fatto un sacco di progressi. Non abbiamo soldi per potenziarci. Siamo più verso il maligno. Non si sa per quale motivo. Perché non abbiamo dato i 30.000 euro che non avevo alla polizia. Però abbiamo un dipendente che stiamo pagando settimanalmente. Me l'ero già dimenticato. Lo stavamo pagando settimanalmente. Abbiamo un po' di oggetti buoni in realtà qua. Tra l'altro questo qui ha un prezzo nascosto. Quindi ha una stima nascosta. Questo l'abbiamo pagato 10.000. Però ci può fruttare bene. Vediamo. Però come primo episodio secondo me ci sta bene. Cioè siamo andati abbastanza bene. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E fatemi sapere se volete un nuovo video su questo gioco. Oi amico, pensavo fossi un amico, invece sei diventato mio nemico. Per colpa tua il pistolino, amico.